governo e lo Stato sono vicini a Crotone e a Crotone dobbiamo essere grati per tutto quello che questa città e questo territorio fanno. Non dimentichiamo quello che Crotone fa per il resto d'Italia, a partire dal più grande centro di immigrati. L'Italia è in debito con Crotone e Crotone ha bisogno di sentire lo Stato accanto, perché lo Stato è più forte di tutte le degenerazioni che anche in passato ci sono state. L'impegno è totale. Abbiamo con la prefetta, che ringrazio, e i rappresentanti istituzionali del territorio fatto il punto sui danni connessi a questa calamità naturale che purtroppo questa bellissima città conosce, perché ha ancora le ferite sulla pelle dal 96. Dall'alto abbiamo visto tutte le zone ferite e abbiamo fatto una prima valutazione. La quantificazione dovrà farla il comune, dovranno farla i comuni che sono stati colpiti dalla calamità. La visita era necessaria e opportuna per avere l'evidenza diretta, per farla avere al capo della protezione civile. Ora aspettiamo le quantificazioni da parte dei comuni. Sulle calamità naturali lo Stato può solo dire ci siamo e ci siamo in tempo reale. Ovviamente, come succede in questi casi, bisogna essere rigorosi almeno quanto lo sono stati i soccorritori. Ho ringraziato tutti, dalle forze armate, alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, alla Croce Rossa, ovviamente alla Protezione Civile Nazionale e a quelle regionali della regione Calabria, Puglia, Basilicata e Campania che hanno dato una mano. Loro sono stati rigorosi e hanno evitato che il dramma dell'alluvione si trasformasse in tragedia. Ora tocca ai livelli istituzionali essere all'altezza dei soccorritori ed è quello che stiamo facendo in queste ore. Ho chiesto al Presidente della Provincia, al Sindaco, di essere rigorosi, immediati nella quantificazione dei danni. Oggi il Presidente Spirlì attiverà la procedura di stato di calamità che tocca alla Regione e poi le valutazioni sullo stato d'emergenza le farà il Capo della Protezione Civile Borrelli, che ringrazio perché è qui con tutti i tecnici, e questo eviterà non solo ritardi ma anche incomprensioni. Quindi se ognuno farà il proprio lavoro in linea come il lavoro straordinario che hanno fatto i soccorritori, Crotone avrà risposte immediate, e sono venuto qui a garantire queste risposte immediate in una fase drammatica che è purtroppo quella dell'emergenza Covid. Sugli ospedali da campo voglio chiarire un aspetto che abbiamo già chiarito a Cosenza: non sono la soluzione per il futuro, sono la soluzione per l'emergenza acuta e sono stati e sono la soluzione per 14 regioni. Quindi non è una cosa che si fa per una regione. 14 regioni hanno ospedali da campo e ringrazio l'esercito, la Marina, tutte le forze armate per il lavoro che stanno facendo, perché sono stati eccezionali e sono eccezionali e stanno aiutando ogni giorno di più i nostri operatori sanitari, allentando la pressione che c'è su di loro. Ci sono quasi 1000 posti letto in questo momento e per questo ringrazio il Ministro Guerini, perché la difesa è tutta al lavoro su questo tema. I medici sono militari, gli infermieri sono militari e ci sono medici civili che hanno risposto ai bandi della protezione civile, vanno arruolati in tempo reale, stanno rientrando dalla pensione, ci sono le norme, ci sono le risorse, bisogna essere all'altezza dell'emergenza. Le risorse ci sono, così come ci sono medici calabresi che hanno chiesto di lavorare da volontari, così come da bandi che vedete continuamente in televisione, sono giorni, non riguardano solo la regione Campania ma riguardano tutte le regioni italiane. Stanno rispondendo come sempre, perché il cuore dei medici italiani lo abbiamo toccato con mano tra marzo, aprile e maggio, quando dalla Calabria, dalla Campania, dalle regioni del sud, dal Lazio andavano a Bergamo, Brescia, Lodi, Cremona, e ora servono qui e le risposte sono sotto gli occhi di tutti. Con il Presidente Spirlì ci raccorderemo nelle prossime ore per arruolare tutti i volontari che hanno già dato risposta in queste ore. In questo momento c'è un bando aperto Protezione Civile che scade mercoledì. Questa sera ne facciamo uno ogni 3 giorni praticamente, e stasera ne scade un altro e da quel bando verranno fuori nuove disponibilità.